Ciao a tutte ragazze, allora oggi ho realizzato questo trucco, questo make-up molto particolare come make-up perché ha questa riga di cut crease, poi una riga sotto e un'ulteriore riga di eyeliner, quindi non è un trucco semplice da realizzare, ci vogliono un pochettino gli strumenti adatti, un po' più di manualità per creare, vedete, questa riga molto precisa che va sfumata soltanto nella parte superiore. Non è però una cut crease molto evidente, nel senso che non è molto strong, ma è abbastanza soft come cut crease, quindi è un trucco che potete realizzare magari per qualche serata particolare. Insomma, è un trucco abbastanza portabile, non è un trucco chissà quanto strong e quindi inconsueto. Comunque, io spero che vi piaccia, a me piace davvero tanto tanto tanto, lo sto veramente adorando, vedete? Ha queste righe, è molto elegante come trucco. Se mi seguite per bene, non è per niente difficile da realizzare, quindi ci vuole un attimino sì di concentrazione, di praticità, però non è tantissimo difficile. Si deve ancora un attimino asciugare la colla per ciglia finte, adesso scatterò tutte le foto. Le ciglia finte non mi fanno impazzire, forse è l'unica cosa che non mi fa impazzire. Comunque, vedete all'interno del tutorial di quale si tratta. Ho fatto questo trucco perché qualcuno di voi mi scriveva che si vedono in giro sempre i soliti trucchi, che volevano qualcosa un po' fuori dai soliti schemi, quindi trucchi molto banali, se vogliamo, trucchi rivisti e rivisti, rivisti, rivisti. Quindi vi lascio al tutorial. Mi raccomando, se riproducete questo trucco, inviatemi tante 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 foto. Io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo nel prossimo video. Mua! Comincio utilizzando la mia solita crema base per il trucco di Anthos, che ormai conoscete benissimo, la stendo su tutto il viso. Vado con un burro cacao, io uso quello di Alchemilla, e passo subito al fondotinta. Io utilizzo questo di Kiko, che è la Limited Foundation. Siccome faremo un trucco bello strong, mi piace avere una base opaca, quindi questo è un fondotinta abbastanza opaco. Vado a stenderlo tutto il mio viso. E lo vado a stendere con le mani. Vado con un pennello, questo è quello ovale, e vado a stenderlo anche un po' sul collo. Per le occhiaie utilizzo questo correttore di LA Girl. Vado a stenderlo con l'Expert Face Brush di Real Techniques. Ora utilizzo il Fit Me di Maybelline e lo vado a mettere su questa zona per illuminare appunto la zona sottostante all'occhio. Lo stendo sempre con l'Expert Face Brush di Real Techniques. Lo metto anche un po' sulla palpebra, ci farà da base. E poi soltanto in questa zona del viso vado ad utilizzare questo duo di Laura Mercier, prendo la parte più chiara e la vado a tamponare sotto le occhiaie. Mentre su tutto il resto del viso vado ad applicare quest'altro colore che è un po' più scuro e lo vado a tamponare sulle macchiette che ho sul viso, per esempio qui. Vado ad applicare la cipria, io uso questa di Essence, la Fix e Matte Translucent. Ne metto un po' nel tappino, vado a prenderlo con un pennello abbastanza piccolo e faccio un soft baking qui sotto per fissare la cipria. Fisso anche la palpebra, quindi i prodotti che abbiamo messo sulla palpebra. Rimuovo l'eccesso. Invece poi su tutto il resto del viso vado ad utilizzare questa che è la indissolubile dei Pro Bio, ne prendo un po' con lo stesso pennello e vado su tutto il viso. Con questo metodo la pelle risulterà molto omogenea, opaca soprattutto e corretta totalmente. Parto con questo ombretto di Nabla che si chiama Petra, che è uno dei miei ombretti preferiti in assoluto. Prendo un pennello da sfumatura. Se vi interessa sapere come si fanno le sfumature, come realizzo le sfumature, andate a vedere il video, magari ve lo lascio qui. Scarico il prodotto e vado a metterlo nella piega. Questa volta non resterò all'interno della mia piega naturale, ma andrò un attimino all'insù per creare, vedete, questa cut crease. Allora, quindi vado leggermente al di sopra della mia riga naturale. Quindi, se vogliamo, apriamo pure gli occhi e cerchiamo di non toccare la riga naturale degli occhi. Vado bene all'interno dell'occhio e sfumo. Ok, dopo aver sfumato bene, quindi dovete
dovreste avere una cosa del genere, prendo un pennello angolato e prendo questo marrone scuro con la palettina di Essence. Quindi vado a prenderlo e vado a creare una linea, anche se non è troppo definita perché poi andrà sfumata sopra e poi ovviamente andremo a delinearla meglio con l'ombretto sotto, ma vado a creare una linea al di sopra della mia riga naturale, quindi un po' sotto alla sfumatura. Guardo sempre l'altro occhio, vado a prendere questa palettina e vado a prendere questo marrone più scuro con un pennello piccolino da labbra, vado a creare una linea ancora più decisa e poi con un pennellino di da sfumatura però di precisione vado a sfumare, però cercando di andare sempre verso l'insù e mai verso il basso. Vado col pennello di prima, quindi molto più ampio, e vado a sfumare. Ok, dopodiché prendo questo ombretto di Wycon, questo è il numero 17, lo prendo con questo pennello di Essence, appunto, che è una sfumatura ma un attimo preciso, e vado a metterlo al di sopra della nostra riga. Bene, ora dopo aver completato la nostra carta grise vado a prendere questo ombretto di Nabla, questo è un cream shadow ed è Dandy. Vado a prenderlo con un pennellino piccolino di precisione e vado a metterlo sulla palpebra mobile e vado a delineare lo stacco tra questo colore e quello che è la linea che abbiamo fatto prima. Nella parte finale invece vado a creare un'altra linea in questo modo, la sfumo e sopra ci vado ad applicare questo ombrettino di Mulac dalla palettina Confident, quindi vado ad applicarlo sopra l'ombretto in crema. Ok, momento eyeliner, io uso questo di P2 per farmi insomma una linea guida e poi andrò ad applicare un altro di Essence sopra, ovviamente questo di P2. Allora, questo dovrebbe essere più o meno il risultato. Vado nella parte inferiore adesso, prendo lo stesso marrone che abbiamo applicato sopra quello della palettina di Essence e vado a creare una riga nella parte inferiore. Vedete? Sotto le ciglia e vado a delineare. Il mascara, io uso questo di Maybelline che mi fa letteralmente impazzire, lo sapete, è il mio mascara preferito. Ok ragazze, questo più o meno dovrebbe essere il risultato. Mentre aspettiamo che la colla si asciughi, andiamo a completare la base. E utilizzo la Bahama Mama di Balm, ne vado a prendere un po' e vado a effettuare il contouring. Poi un po' sulla fronte, giusto un po', e i lati del naso. Come brush utilizzo lui, lo sto adorando in questo ultimo periodo, è questo duo di Kiko. Vado a prendere questo colore che è un po' più tenue e vado a metterlo sulle guance. Illuminante, io utilizzo questo di Sephora che è il cushion, ne vado a prendere un pochettino con le mani e vado a metterlo sul naso e un po' sugli zigomi. E come gloss uso questo di Wycon, cioè non gloss, come tinta uso questo di Wycon che è lo 07. Al centro ci applico questo matte di Essence Long Lasting Lip Gloss che sto testando un attimino. Vado ad applicarlo al centro dell'ombra. Lo vado a tamponare con le dita. E questo ragazze è il trucco finito, spero vi piaccia, a me piace davvero davvero tanto, lo adoro, mi piace, lo trovo molto 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 elegante. Vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo nel prossimo video, ciao!